Può un attore di film hard essere un artista? Fermandoci alle apparenze, la risposta sembrerebbe essere di no. Eppure, nel caso dell'uomo di cui parleremo questa sera, possiamo avere la conferma che un simile interrogativo non è affatto scontato. Roberto Molinaro presenta la storia di Rocco Siffredi, un uomo che amava le donne. Su M2O Real Trust. Il racconto di una storia. Una storia vera, vera. Una storia vera. A tempo di musica. A tempo di Roberto Molinaro. Sento più fumo pochi radiosi su chi più fuori. Certamente anche per le sue doti individuali che Rocco Siffredi è diventato una figura quasi mitologica del cinema a luci rosse. L'eroe di questa sera, nonostante accusato di essere volgare e maschilista, ad oggi è uno degli uomini italiani più popolari del pianeta. La sua fama, partendo da Parigi, è giunta fino a Las Vegas, rendendolo l'idolo di milioni di giovani che vedono in lui un'icona del cinema hard dei nostri tempi. Questa è la favola di un principe che conquistava le più avvenenti donzelle. Come se fosse uno dei personaggi di Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, stasera narreremo le sue eccezionali imprese. Questa è la storia di un condottiero e della sua spada. Questa è la storia di Rocco Siffredi. Una storia vera, vera, vera. Don't be a flirt. Now you land safe and sound.
a trascorrere le sue giornate al porto. Sin da quando aveva 16 anni era nella marina mercantile, ma nonostante quella sua carriera non si sarebbe mai visto in futuro come un marinaio per professione. Non che Rocco non fosse un ragazzo disciplinato, semplicemente aveva i doni più preziosi che possa desiderare un adolescente: la fame di libertà e la voglia di avventura. Ovviamente, unite al coraggio di conquistarle.
Rocco Tano viveva nella piccola cittadina abruzzese di Ortona e, come molti adolescenti cresciuti in provincia, aveva una vita parallela fatta di fantasie, necessarie per evadere dalla noia di un contesto poco adatto ad un adolescente. Il giovane Rocco sognava di andare a Parigi, di conquistare donne di straordinario fascino, di andare ogni sera al Moulin Rouge. Era un po' come i vitelloni che Federico Fellini descriveva. Sognante e pieno di voglia di prendere un treno per raggiungere la metropoli, che nel suo immaginario era la via per scoprire i segreti dell'altro sesso. Su M2O, Roberto Molinaro presenta la storia di Rocco Siffredi. Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. Sono molti i giovani di provincia che continuano a ripetere ai propri amici che un giorno partiranno per un grande ed avventuroso viaggio alla conquista della città. In pochi, però, poi hanno realmente il coraggio di lasciare la sicura monotonia e di imbarcarsi in un'esperienza tanto eccitante quanto rischiosa. Rocco Tano, invece, non ebbe timore di fallire e un giorno, in tutta fretta, mise un po' di cose in uno zaino e si incamminò verso la libertà. Per un ragazzo di provincia come Rocco, avere anche un solo punto di riferimento in una metropoli come Parigi aveva un valore di estrema importanza. Il fratello, che gestiva un ristorante nella capitale francese, gli diede la possibilità di iniziare a lavorare nel suo locale. Rocco, con umiltà e caparbietà, iniziò a fare il cameriere, il lavapiatti, il tutto fare in cucina. In sala, quando c'era una festa, stappava lo champagne. Ma in realtà viveva nella perenne attesa della sua grande occasione. Real Trust continua dopo la pubblicità. A tempo di
Roberto Molinaro. We don't trust. Sana curiosità per l'universo femminile portò il giovane Rocco a frequentare i locali a luci rosse, che nella metà degli anni Ottanta, come oggi, erano una delle principali attrattive della capitale francese. Rocco, come molti ragazzi, amava vivere di notte, alla ricerca della donna più eccitante, della creatura che gli avrebbe potuto regalare una notte destinata a restargli nella memoria come la conferma assoluta della felicità di essere nato. We'll be right back.
storia di un uomo che amava le donne. Un programma di Roberto Molinaro. I locali hard per Rocco erano un contesto di divertimento ed allegria, e forse mai avrebbe potuto immaginare che una notte, un incontro con una persona, gli avrebbe per sempre cambiato la vita. Nell'esistenza di quell'ex ragazzo di provincia stava per avvenire qualcosa di inatteso. Per lui era iniziato un conto alla rovescia, destinato in breve tempo a tramutarlo da bravo ragazzo in cerca di avventure in icona moderna della virilità. L'atmosfera era quella giusta. Due dita di whisky liscio in un bicchiere e tutto intorno luci colorate, soldati in libera uscita, mariti annoiati in cerca di un'avventura per resuscitare. Questo era lo scenario nel quale la vita di Rocco avrebbe avuto una svolta definitiva ed immediata. Al centro della sala di quel locale hard la facevano da padrone le creature del peccato, metà angeli e metà diavoli. Erano loro le vere dee della notte. Mentre intorno a Rocco continuava a dominare quell'atmosfera eccitante da Luna Park dell'erotismo, lo sguardo del giovane italiano si soffermò su un tizio che era entrato nel locale a luci rosse.
si trattava di Gabriel Pontello, un volto molto noto nel cinema hard francese. I due iniziarono a parlare e mentre la conversazione continuava fra il whisky e gli occhi che si distraevano contemplando l'ultimo strip, la vita di Rocco aveva già preso una svolta inattesa. Gabriel Pontello, osservando quel bel ragazzo disinibito, pensò di fargli una proposta di lavoro davvero originale. Una storia vera, 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 vera. Rocco Siffredi, vera. Storia di un uomo che vera. Amava le donne. Un programma di Roberto Molinaro. Sentirsi chiedere da uno sconosciuto di provare a diventare un attore porno può sembrare più una frase adatta ad uno scherzo che una vera e propria proposta di lavoro. Rocco Tano, invece, prese le parole di Gabriel Pontello molto sul serio e l'indomani, senza stare ad esitare più di tanto, si presentò davanti al palazzo dove si trovavano gli uffici del produttore hard Marc Dorcel. Rocco sapeva che era uno tra i più potenti produttori del porno francese, ma con il coraggio e la spregiudicatezza che avevano sempre contraddistinto il suo carattere, fece un profondo respiro e poi bussò a quella porta. Possiamo immaginare in cosa consista il provino al quale viene sottoposto dai produttori un aspirante attore porno. Rocco era consapevole che la strada del cinema hard poteva essere una porta per scoprire un universo sociale diverso da quello in cui era vissuto fino a quel momento. E quando mostrò quello che sarebbe diventato il vero oggetto di culto della pornografia degli ultimi decenni, il produttore Marc Dorcel ne apprezzò le dimensioni. Come tutti sappiamo, però, in certe circostanze della vita i centimetri non sono tutto. Rocco doveva dimostrare di riuscire a fare sesso su un set anche con 100 persone intorno. Su M2O, Roberto Molinaro presenta la storia di Rocco Siffredi. Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. We'll be right back.
l'esame superato a pieni voti. Questo fu il responso di Marc Dorcel, certo di aver scoperto una potenziale star del cinema hard. Rocco, nella sua prima scena porno, dimostrò di avere un modo di fare sesso particolarissimo. Si sarebbe trattato di un tocco d'autore che poi, negli anni, avrebbe sempre più raffinato. Ormai non c'erano più dubbi, Rocco Siffredi sarebbe diventato una stella. Siffredi fu Belle d'Amour. In quella prova, nonostante fosse un esordiente, mostrò di avere un talento innato per fare la parte del macio. Rocco era un po' come quei giovani atleti che, immessi in una squadra di veterani, si impongono immediatamente per le proprie rare doti da fuoriclasse. Da quel film ebbe inizio una scia di successi che sembrò sin da subito inarrestabile. Ma nessuno avrebbe immaginato che dopo un iniziale entusiasmo, Siffredi avrebbe lasciato la scena hard per amore di una donna. We'll be right back.
prese la donna che sembrò far chiudere quasi sul nascere la carriera da attore hard di Rocco Siffredi. Il ragazzo di provincia che aveva conquistato il centro della scena del cinema a luci rosse decise, per amore di una donna gelosa, di smettere di fare film porno. Ma dopo una breve parentesi in cui visse a Londra facendo il modello, quando quell'amore si affievolì, quasi come se il destino lo stesse chiamando, Rocco ricevette una telefonata da parte di Teresa Orlowski. La pornostar tedesca di fama internazionale aveva visto alcune performance di quel giovane attore italiano e ora lo voleva alla sua corte. I hail a taxi, jump in the backseat as I read the address I need. I feel eyes watching me in the mirror. I focus three and I see things clearer. Water babies wave at the ladies getting tanned upon the sand. The hum, humming birds in harmony. Getting lifted, going round and around. Downtown in the magic city, boys have swagger and the girls are pretty. Lights are bright and the place is glitzy. Guaranteed to always get a pick me up, uptown in the magic city. Boys have swagger and the girls are pretty. Lights are bright and the place is glitzy. Guaranteed to always get you. Downtown in the magic city, boys have swagger. Girls are pretty, lights are bright and the place is glitzy. Guaranteed to always get a pick me up, uptown in the magic city. Boys have swagger and the girls are pretty. Lights are bright and the place is glitzy. Guaranteed to always get you down, 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 down. Rocco Siffredi, storia di un uomo che amava le donne. Un programma di Roberto Molinaro. Quando la pornostar Teresa Orlowski invitò il giovane Rocco a tornare ad interpretare ruoli da macho nel cinema hard, da parte di Siffredi non ci furono indecisioni. Da quel momento, con maggiore saggezza, decise di riprendere quella carriera che lo aveva visto sin da subito trionfante. Rocco, come tutti gli attori porno professionisti, imparò a vedere oltre il sesso che era alla base della sua professione. Aveva capito che per interpretare film porno e non farsi risucchiare dallo squallore di una simile attività, si deve essere anche in un certo modo artisti. Bisogna riuscire a dare uno stile al proprio modo di interpretare il sesso, che nonostante il coinvolgimento, in una pellicola hard resta principalmente una messa in scena. Una storia vera, vera, vera.
Angeles, Las Vegas, Parigi. Il set planetario sul quale si poteva ritrovare Rocco Siffredi sembrava non avere confini. In breve tempo era diventato uno degli attori porno più richiesti del mercato. Il fatto stesso che alcuni produttori iniziarono a costruire dei cast partendo da lui come protagonista era da una parte un'anomalia, dall'altra la conferma del suo eccezionale successo. Nel cinema hard, infatti, è quasi sempre la donna ad occupare un ruolo centrale, tranne in rari casi, come avvenne, per esempio, per il leggendario John Holmes.
spesso il cinema hard è stato messo sotto accusa come diseducativo. Ma rispettando il pudore di chi viene infastidito da scene esplicite di sesso, c'è da dire che a volte possono essere molto più squallide la violenza e la volgarità presenti quotidianamente in TV. Di questo era convinto Rocco Siffredi, che aveva inventato un modo tutto personale di interpretare film porno. Inoltre la sua era pur sempre una forma d'espressione e quindi in quanto tale andava rispettata, come qualsiasi altra idea estetica di un regista cinematografico. Una storia vera, 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 vera. A tempo di Roberto Molinaro. That's why I'm leaving you for the music, you for the music, it's true. Siffredi era stato coraggioso a lanciarsi nell'avventura del cinema porno. C'è da dire che per sua stessa ammissione, in principio, aveva provato dei pudori. A molte donne che conosceva fuori dal set non confessava quale era la sua vera professione. Si può dire che Rocco era come un Superman del cinema hard, che in alcuni momenti tornava a fingere di essere il timido e solidario Clark Kent. E poi entrava in azione. I can see my baby swinging. His parliament's on fire and his dance are up on the balcony and I'm singing.
cinema hard che lo ha visto imporsi non soltanto come interprete ma anche come regista e produttore, oggi si è ritirato dalle scene. La sua popolarità è tale tra i teenager così come tra gli adulti che il suo nome spesso è citato come sinonimo di una virilità quasi mitologica. E su di lui sono stati scritti libri che lo hanno fatto rivalutare anche per doti diverse da quelle che gli hanno dato la fama. A suo modo, Rocco Siffredi è stato un anticonformista. È andato oltre il comune senso del pudore che spesso non è altro che la maschera di una società bigotta. Real Trust torna domenica prossima alle 9 di sera su M2O. Un programma di Roberto Molinaro. Leading Voice. Nanni Venditti.